Ciao ragazzi, qui Venom. Per il video di oggi ho deciso di fare un mondiale alquanto strano. Infatti andremo sia a simulare il mondiale di Qatar 2022, ma con una modifica molto molto importante. Ovvero, ad ogni squadra verrà tolto il suo miglior giocatore. Tipo la Francia senza Mbappé, Portogallo senza Ronaldo, Argentina senza Messi e via dicendo. Andiamo un po' a vedere che giocatore ho tolto da ogni squadra del mondiale. Queste sono le squadre del mondiale, tutto classico, non ho modificato niente. Ora vi vado a leggere i giocatori che ho tolto da ogni squadra e poi, prima di ogni partita che andremo a simulare, vedrete proprio nelle formazioni che manca quel giocatore. Quindi, Arabia Saudita, Aldo Sari, Argentina, Messi, Australia, il portiere che non mi ricordo come si chiama, Belgio, De Bruyne, Neymar per il Brasile, Zambanghissa per il Camerun, Davis per il Canada, Son per la Corea, Keylor Navas per la Costa Rica, Modric per la Croazia, scusate se sto guardando di qua ma sto leggendo, Eriksen per la Danimarca e Stupignan per l'Ecuador, ovviamente Mbappé per la Francia, Bale per il Galles, Neuer per la Germania, quindi la Germania gli va bene che perde il portiere, Partey per il Ghana, Ito per il Giappone, Kane per l'Inghilterra, Hakimi per il Marocco, Jimenez per il Messico, Van Dijk per l'Olanda, Lewandowski, Polonia, Cristiano Ronaldo, Portogallo, il grande Afif per il Qatar, l'Iran perde Taremi, il Senegal perde Mané che già non c'era al mondiale quindi allora non cambia niente, Milinkovic-Savic per la Serbia, Pedri, il classe 2003 per la Spagna, Pulisic per gli Stati Uniti, Xhaka per la Svizzera, un certo Shikri per la Tunisia e l'Uruguay chiude con la perdita di Valverde. Dunque, detto ciò raga, ora andiamo a simularci il mondiale, come al solito le prime partite me le simulo off camera e vi faccio poi vedere la situazione quando manca solo una giornata alla fine dei gironi. Tra l'altro sarà anche interessante andare poi a vedere la classifica marcatori perché non giocheranno i top player, quindi non potrà vincere Mbappé, non potrà vincere Messi, non potrà vincere Ronaldo, vediamo chi vincerà la classifica marcatori. Prima di iniziare ovviamente raga scrivete qua sotto secondo voi quale squadra vincerà questo speciale mondiale senza tutti i top player. Vi faccio solo vedere come funziona il tutto, praticamente noi andiamo su gioca partita e prima di iniziare la partita basta fare analogico destro e ci mette la seconda formazione, ovvero quella dove ho tolto i top player. Infatti vedete che dal Qatar sparisce Afif e dall'Ecuador sparisce Estupiñán. Se invece torniamo indietro ci sono sia Afif che Estupiñán. Ma noi le simulazioni le faremo tutte così, con le formazioni aggiornate senza i top player. Vabbè, la prima ve la simulo solo per farvi vedere che loro non giocano. Vediamo chi vince. Vince 2-1 comunque il Qatar, ma come vedete non è entrato Afif. Ora simulo tutte le prime due giornate e ci vediamo quando mancherà solo una giornata alla fine dei gironi. Bene ragazzi, siamo giunti alla fine della seconda giornata, come promesso recap. Ragazzi, mi sono spoilerato i gironi, ci sono delle sorprese assurde. Senza top player alcune squadre stanno crollando. Girone A, Qatar incredibilmente al primo posto con 6 punti, Olanda e Ecuador 3 punti. Gruppo B, Inghilterra 4, Stati Uniti 3, Iran 2, Galles 1. Gruppo C, Polonia 6, Argentina e Messico 1 e Arabia Saudita 3. Cioè raga, si stanno ribaltando i gironi praticamente. Gruppo D, la Francia regge con tutti i fenomeni che ha, anche senza Mbappé, 6 punti, Danimarca 3, Tunisia e Australia 1. Germania 6, Giappone 3, Spagna e Costa Rica 1, la Spagna senza Pedri fatica. Abbiamo poi il gruppo F dove c'è una parità assoluta, tutte a 3 punti. Gruppo G, Brasile 6, Camerun e Svizzera 3, Serbia incredibilmente a 0 senza Milinkovic. Chiude il gruppo H dove il Portogallo e il Ghana hanno 2 punti, l'Uruguay 4 e la Corea del Sud 1. Ora manca l'ultima giornata, ragazzi, sento puzza di qualche eliminazione d'eccellenza da questo torneo. Andiamo dentro con le partite dell'ultima giornata. Vi ricordo che dobbiamo fare ogni volta R3 a destra in tutte e due le squadre per togliere i giocatori, Ecuador-Senegal, let's go! E vince 3-0 l'Ecuador, mamma mia ragazzi, qua le squadre scarse sono diventate forti, perché le squadre forti hanno perso i giocatori top, mentre le squadre scarse non è che hanno perso chissà che. Quindi molto molto interessante. E ora abbiamo Qatar-Olanda, ma mi sa che l'Olanda è già eliminata, fatemi vedere. No, l'Olanda se vince passa, però il Qatar sta gottando, raga. Vince 2-0 l'Olanda, vediamo chi è passato. No, è uscito il Qatar, raga. Ci credevo, ma il Qatar con 6 punti è stato eliminato. Peccato, peccato, peccato. Inghilterra senza Harry Kane contro il Galles senza Bale. Vediamo dove pesa di più l'assenza. 2-0 per l'Inghilterra. Si sta rifacendo le squadre forti, raga. Erano solo le prime due giornate, un po' così. Girone della Francia. La Francia è ormai praticamente sicura del passaggio del turno. Vediamo un po' cosa succede. Vediamo se vince anche l'ultima. 3, 2, 1. 2-1. Lucas Hernandez e Griezmann. Anche senza Mbappé, la Francia vola verso il cielo. Argentina senza Messi, con Dybala titolare e praticamente eliminata, gli serve più che un miracolo. Però la Polonia non ha Lewandowski, la sua stella. 3, 2,
1 e vince 2-0 la Polonia, mamma mia. Mamma mia, l'Argentina chiude il girone con un punto, ultima in classifica, eliminata dal mondiale. Senza Messi l'Argentina non va avanti. Arabia Saudita-Messico, si gioca con il passaggio del turno, ma dal Messico devo andare a togliere Jimenez manualmente, perché non so perché, ma non me lo fa togliere con la freccetta, ma non c'è problema. Bene, tolto Jimenez, 3, 2, 1, vediamo l'Arabia Saudita, no, vince il Messico. 2-1, Lozano e Gallardo. Ah ragazzi, ovviamente non ho tolto Lozano, ma ho tolto Jimenez perché aveva l'overall più alto. Quindi in ogni squadra io ho tolto il giocatore con l'overall più alto senza stare a fare preferenze. Girone F, tutto in assoluta parità, sarà fondamentale l'ultima giornata. 3, 2, 1, vediamo il Canada senza Alfonso Davies, vince lo stesso, doppietta di David. E quindi partita decisiva tra Belgio e Croazia. Da una parte manca De Bruyne, dall'altra manca Modric, i due professori del centrocampo. 3, 2, 1, 3 a 2, Kramaric, Maier. Il Belgio è fuori dal mondiale, passano Canada e Croazia. Gruppo della Germania, dove la Spagna deve sperare in un miracolo. La Germania, vi ricordo che è senza Neuer, quindi poco cambia, gioca Ter Stegen, ma finisce 3 a 3 col Costa Rica. Ma in che senso, regà? E tra l'altro il Costa Rica ha giocato tutta la partita in 10 e ha sbagliato pure un rigore. Ok, peccato che non passa il Costa Rica, perché ora c'è Giappone e Spagna e si giocano il passaggio del turno. Chi vince passa agli ottavi. Forza Giappone, senza Ito, la Spagna senza Pedri, ma al suo posto c'è Gavi. 1-0 per la Spagna, che quindi all'ultimo, in extremis, riesce a passare il girone. Germania e Spagna passano agli ottavi. Girone del Portogallo, il Portogallo è messo malissimo, senza la sua stella, senza Cristiano Ronaldo, gioca João Félix. Vediamo un po' come va a finire. 1-0 per il Portogallo, incredibile, raga. Le big si sono riprese tutte all'ultima giornata. Ghana-Uruguay, da una parte manca Valverde, dall'altra Thomas Partey. Vediamo un po' come va a finire. 3-2-1, 2-3 per l'Uruguay, Cavani, Suarez. L'Uruguay senza Valverde riesce comunque a vincere e a passare il turno addirittura al primo posto. Ultimo girone, in teoria, girone G, quello del Brasile. Il Brasile è già passato. Camerun-Brasile, il Brasile senza Neymar, il Camerun senza il giocatore del Napoli, Zambanghissa. Vediamo un po' come va a finire. 3-2, Vinicius, Fabinho. Manca il numero 10, ci pensa Vinicius Junior, l'erede di Neymar. Ultima partita dei gironi, Svizzera e Serbia si giocano il passaggio del turno. Alla Serbia, senza Milinkovic, serve un miracolo. Dall'altra parte, invece, c'è Zakaria al posto di Chaka. Vince 1-0 la Serbia, gol di Kostic, attenzione, vediamo un po' se basta. No, passa il Brasile con 9 punti e il Camerun con 3. E quindi abbiamo il quadro degli ottavi di finale, andiamo un po' a vederlo. Anzi, prima vorrei vedere quali big sono state eliminate. È uscito il Senegal, è uscita l'Argentina, è uscito il Belgio, la Serbia e basta, direi. Dai, alla fine sono passate abbastanza tutte le big. Ottavi di finale, Ecuador, Stati Uniti, Polonia, Danimarca, Francia, Messico, Inghilterra, Olanda, Germania, Croazia, Brasile, Portogallo, ok, Canada, Spagna e Uruguay, Camerun. Andiamo dentro con gli ottavi di finale. Si parte con Ecuador, Stati Uniti. Vince l'Ecuador ai rigori, incredibile, 5-4, mamma mia, che spettacolo, fuori gli Stati Uniti. Ah, tra l'altro, appena finiscono gli ottavi vi faccio vedere la classifica marcatori provvisoria, perché vi avviso già che ci sono delle sorprese, nessun big tra i primi, anche perché non stanno giocando i big. Polonia, Danimarca, da una parte manca Lewandowski, dall'altra manca Eriksen, vediamo un po' come va a finire. Eccola qua la prima eliminazione d'eccellenza degli ottavi, fuori la Polonia di Lewandowski. Anzi, fuori la Polonia, senza Lewandowski, passa la Danimarca con gol di Cornelius. Francia-Messico. Il Messico è sempre il solito problema, quindi dobbiamo togliere manualmente Jimenez, ma non mi dimentico, tranquilli. A parte che mi sa che Moesce il Messico, quindi non ci sarà più questo problema. Dall'altra parte c'è Oliviero Giroud. 3, 2, 1. Vince la Francia. Fofana e Griezmann. Mbappé l'ha guardata dalla tribuna. Subito un big match agli ottavi. Inghilterra-Olanda. Andiamo a togliere dalla panchina qualcuno, perché quel De Jong espulso mi fa temere un ingresso di Van Dijk. Bene, sistemato la panchina, così non c'è rischio che entra Van Dijk. Da una parte manca Harry Kane, dall'altra il difensore. Vince l'Olanda 2-0, Bergwijn e Janssen, mamma mia. A quanto pare pesava meno l'assenza di Van Dijk rispetto a quella di Harry Kane. Germania-Croazia, anche qua raga, partita difficile, però la Croazia stiamo per togliere il suo top player, Modric, mentre la Germania, come vi ho detto, perde solamente il portiere Manuel Neuer. E vince lo stesso la Croazia, Kramaric e ancora una volta Maier. Mamma mia, ma sto Maier è a fuoco. Ed ecco qua l'ottavo che tutti aspettavamo. Da una parte il Brasile senza Neymar, dall'altra il Portogallo senza Cristiano Ronaldo. Vediamo quale assenza peserà di meno. 3-2-1, vince il Portogallo ai rigori, 4-3 col Brasile che ha sbagliato tutti i rigori praticamente. Danilo, Bruno Guimarães, Fred e Vinicius. Ok, dopo l'Inghilterra quindi perdiamo un'altra super big, il Brasile, e abbiamo perso pure la Germania, è vero. Mamma mia, gli ottavi di finale stanno facendo una strage. Penultimo ottavo, Canada-Spagna.
Come vi ho detto, da una parte manca Davis, dall'altra però manca Pedri, il giocatore più forte di tutta la Spagna, ma vincono 4-2 lo stesso le Furie Rosse. Ultimo ottavo di finale, Uruguay-Camerun. Manca Valverde, manca Zambo, vediamo un po', due centrocampisti, vince il Camerun, incredibile, i supplementari, Aboubakar al 98esimo, la decide lui. E quindi ecco il quadro dei quarti di finale: Ecuador-Danimarca, Portogallo-Croazia, Olanda-Francia, Spagna-Camerun. L'assenza di top player sta facendo uscire dal torneo sempre più big. Andiamo però a vedere la classifica marcatori, va, prima di iniziare i quarti. E guardate la classifica marcatori, regà, al primo posto c'è Aboubakar con 6 gol, segue Goretzka anche lui con 6, stesso discorso per Kramaric, poi abbiamo Morata a 5, Derascaeta a 4, Dolberg a 4 e anche Vinicius e Ali a 4 gol. Regà, ambigua questa classifica marcatori, però ce lo dovevamo aspettare. Vediamo in chiave assist invece, guida Sarabia con 4, poi abbiamo Mount, Benzema, Fred, Bruno Fernandes, Atem, Tocco e Cambi e tanti altri a 2. Come vedete ragazzi, i big non stanno giocando, se no sarebbero apparsi qua, ma non ci sono né nei marcatori né nei migliori assistmen. E dunque iniziamo i quarti di finale, si parte con Croazia-Portogallo, manca Modric, manca Cristiano, ma ciò che non manca sarà lo spettacolo. 3, 2, 1, ve l'ho detto raga che lo spettacolo non mancava, 5-4 ai rigori per la Croazia. Quindi il Portogallo, che prima mi sembra avesse vinto i rigori, adesso invece saluta il torneo ai calci di rigore. Perché? La Croazia segna con Pazic, Juranovic, Maier, Orsic e Kramaric. Tra l'altro, raga, Maier aveva segnato pure nei tempi regolamentari. Io quoto Maier vincitore della classifica marcatori. Dovrebbe essere proprio quello che ha preso il posto di Modric, eh? Non vorrei dire cose sbagliate, ma dovrebbe essere lui, dopo verifichiamo. Secondo quarto di finale, forse quello meno interessante di tutto il torneo, Ecuador-Danimarca. Andiamo. Vince la Danimarca 3-2, Skovolsen, Damsgaard e ancora una volta Damsgaard, con Enner Valencia che ha sbagliato il rigore per l'Ecuador. Ciao ciao Ecuador. Spagna-Camerun, vediamo se continua il sogno del Camerun, vediamo se continua il sogno di Aboubakar di vincere la classifica marcatori di questo mondiale. 3-2-1, no, fuori il Camerun, Morata, Sarabia, però aveva segnato ancora Aboubakar, che quindi chiude il mondiale con 7 gol in 5 partite. Ok, ok. Ultimo quarto di finale, il più bello, il più interessante, il più affascinante. Olanda senza Van Dijk contro Francia senza Kylian Mbappé. 3-2-1, vince la Francia, Lucas Hernandez e Griezmann. Quindi ora abbiamo le semifinali, ragazzi. Francia-Spagna e Danimarca-Croazia. Andiamo ancora a vedere la classifica marcatori, se è mutata. Aboubakar 7 gol, Morata 6, Goretzka 6, Kramaric 6 e Sarabia 4. Beh, Sarabia può lottare, Morata anche, gli altri invece sono tutti usciti. Quindi Morata dovrà fare almeno 2 gol per superare Aboubakar. Le semifinali, raga, ovviamente ce le simuliamo integralmente. Però prima devo ricordarmi di fare R3 per togliere i giocatori. Simulazione integrale, let's go. Raga, a sto punto io tifo Danimarca. È la più scarsa, tra virgolette, tra quelle rimaste in questo torneo. Let's go, Skovolsen subito, andiamo. Tifavo il Camerun per Aboubakar, ma è uscito, quindi tifiamo Danimarca, dai. Però ci sta, raga, che le semifinali non siano composte solo da top squadre, anche perché gli abbiamo tolto i top player e molte squadre vanno avanti solo per il loro top player. Occhio alla Croazia però, che riparte, riparte, riparte! Pasalic! 1-1. Attenzione alla Danimarca che spinge! Skovolsen doppietta! Mamma mia, che spettacolo la Danimarca! Il tiro! Damsgaard! Danimarca un passo dalla finale. 3-1 per la Danimarca a fine primo tempo. 45 minuti per la Croazia per ribaltarla, ma... vedo già la Danimarca in finale, ragazzi. La vedo già in finale contro, secondo me, la Spagna. Avanza la Danimarca per chiuderla. Mamma mia, Skovolsen. Tripletta. Non so quanti gol avesse fatto finora, ma ne aggiunge 3 alla sua classifica personale. Occhio a Skovolsen per la classifica marcatoria a questo punto. Devastante la Danimarca, raga. Devastante. Ed è finita. 2 minuti di recupero. Non bastano, ovviamente, alla Croazia per recuperare. 4-1. Tripletta di Skovolsen. Gol di Damsgaard. Anche senza Eriksen la Danimarca vola e arriva in finale del mondiale. E ora abbiamo l'altra semifinale bellissima, Francia-Spagna. Qua da una parte manca Mbappé, dall'altra manca Pedri. Fatemi verificare che i giocatori siano effettivamente in tribuna. Sì, Mbappé è in tribuna. Pedri dov'è? Pedri è in tribuna. E allora possiamo iniziare l'ultima semifinale di questo mondiale. Let's go! Dopo questa partita voglio vedere la classifica marcatori per vedere Skovolsen a che punto è. Magari è tipo a 5-6 gol e può lottare per vincere il titolo in finale. La Spagna spinge, Morata, Morata, Morata! Alvarito Morata! 7° gol per lui in questo mondiale, 1-0 per la Spagna. Attenzione, palo incredibile, chi è il 13? Fofana, mamma mia, se l'è divorato, ragazzi, se l'è divorato. Ultima azione del primo tempo, 45 sul cronometro, spinge la Spagna per il 2-0, il miracolo! E termina 1-0 il primo tempo, gol di Alvaro Morata al 22° minuto. 45 minuti per la Francia per ribaltarla, se no sarà Danimarca-Spagna in finale. Ancora avanza e arriva l'1-1. Adrien Rabiot, scuola Juve sta finale, ragazzi. Attenzione Giroud, palla dentro. Che azione della Francia. Karim, The Dream, Benzema. Non c'è Mbappé, scende in cattedra Karim Benzema. Occhio alla Spagna che non ci sta. Cosa ha preso? Cosa ha preso Lloris? Giroud,
palla dentro per il 14 ed è la doppietta di Adrien Rabiot. Mi sa che è finita, ma attenzione perché la riapre Ferran Torres all'82esimo. Occhio alla Spagna. Scocca al 90esimo, un minuto di recupero. Vediamo se c'è tempo. Non c'è più tempo. L'arbitro fischia la fine e allora la Francia è in finale. Raggiunge la Danimarca. Rabiot, Benzema, Rabiot. E quindi abbiamo la finalissima, ma prima raga, classifica marcatori. Bisogna andare a vederla. Morata ha raggiunto Aboubakar a 7. Voglio vedere Skovolsen. Skovolsen ne ha fatti 5, raga. Allora, se Skovolsen dovesse fare almeno una doppietta in finale, raggiunge Aboubakar e Morata e si divide il titolo di capocannoniere. Però magari ne fa 3. In realtà non ne farà manco uno. Poi abbiamo Goretzka 6, Kramaric 6. Giocatori della Francia dove sono, ragazzi? C'è Griezmann a 3 e Rabiot a 3. Mi sa che se classifica marcatori la vinceranno Aboubakar e Morata insieme. Ci posso stare. Mentre migliori assist man abbiamo Sarabia con 5 gol e Mount e Caicedo con 3. O Benzema fa 3 assist in finale o vince Sarabia. Ah ragazzi, tra l'altro c'era anche il terzo quarto posto. Mi ero dimenticato, me lo sono simulato io off live. Ha vinto 3-1 la Croazia. Quindi ci sta. Croazia al terzo posto, ora abbiamo la finalissima. Danimarca, Francia. Andiamo dentro col match. Diamo il via allo spettacolo, alla finale di questo mondiale senza i top player. Raga, a sto punto io ci credo. Cioè, la Danimarca è arrivata fino in finale, Skovolsen a fuoco. Dai, vinciamo Danimarca, vinciamo questo mondiale contro la Francia. Subito pericolosa la Danimarca, palla dentro, no! Stava segnando Skovolsen, non ci credo, raga. Ma Skovolsen a fuoco, ma com'è possibile che ha fatto 5 gol nel mondiale Skovolsen, di cui 3 in semifinale? Vabbè. Attenzione alla Danimarca, ma dai, ma Lloris è un fenomeno, ma che è? Oh, è Benji Price. 8 tiri a 1 per la Danimarca, regà, 8 tiri a 1, mamma mia, incredibile. Scocca il 45esimo, vediamo se l'arbitro fa giocare, sì, vuole far fare gol alla Francia, ultima azione, difende bene la Danimarca. E allora il primo tempo termina sul risultato di 0-0, ma 8 tiri a 2 per la Danimarca. Ok, subito la Danimarca ancora pericolosa, palla dentro, stavolta arriva il gol, Kasper Dolberg, 1-0 Danimarca in finale, incredibile, regà, incredibile. Skovolsen, Skovolsen. Che vuole il titolo di capocannoniere, ma vuole prima di tutto vincere il mondiale. Comunque i tiri sono diventati 10-2. Io dico solo questo. E mancano 20 minuti. Palla dentro, 2-0 Danimarca. Lindstrom. Ma raga, ma com'è possibile? Com'è possibile? Lindstrom, tra l'altro, dovrebbe essere quello che ha preso il posto di Eriksen. Quindi GG. La Francia senza Mbappé, raga, ha persa. Ha fatto 3 tiri contro i 12 della Danimarca. Tra l'altro, 0 in porta. Ecco, l'ho detto. Gol della Francia. Fofana. Vabbè, dettagli. 2-1. Tra molto poco devo entrare in campo per la premiazione. Ok, entro in campo adesso. Buttiamo fuori la palla perché è finita. La Danimarca vince il mondiale in cui abbiamo tolto un top player ad ogni squadra. E si vede che la Danimarca senza Eriksen non ha risentito della perdita. Ed ecco la coppa pronta ad essere alzata dal capitano della squadra. E dunque con i giocatori della Danimarca che portano la coppa in trionfo sotto il proprio pubblico, Danimarca senza Eriksen termina questo video. Spero che vi sia piaciuto. In tal caso un mi piace, un'iscrizione qua sotto, davvero è tutto, ci vediamo domani con un prossimo video. Bella!